Buonasera e bentrovati con l'appuntamento con l'informazione di Udinese TV, ultima edizione di giornata. Apriamo con il G20, l'incontro dei ministri degli affari esteri a Matera, pandemia, clima e Africa, i dossier. Zero fame entro il 2030. Luigi Di Maio si è dichiarato soddisfatto dell'incontro sottolineando il ruolo di leadership dell'Italia. Abbiamo discusso di come contrastare l'impatto della pandemia e promuovere una ripresa inclusiva e resiliente. Il tutto nel quadro del percorso che porterà al G20 a Roma del 30 e 31 ottobre. Sentiamo un passaggio delle parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Dear friends, dear colleagues. Cari amici, possiamo iniziare questa sessione. È un grande piacere accogliervi qui a Matera, in questa meravigliosa città patrimonio dell'UNESCO dal 1993. Avremo modo di visitarla questo pomeriggio al termine dei lavori. Voglio salutare tutti i colleghi che sono qui presenti e anche i colleghi australiano, brasiliano e cinese che sono collegati da remoto in videoconferenza. La prima sessione di oggi è dedicata al multilateralismo e alla governance globale. La pandemia da Covid ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata ad emergenze che trascendono i confini nazionali. In un mondo interconnesso, il multilateralismo e la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti davvero efficaci di fronte a sfide globali. Ne abbiamo avuto chiaro esempio con i vaccini. L'Italia è stata tra i primi paesi ad invocare un'alleanza internazionale per la risposta sanitaria alla pandemia. Anche su impulso italiano è nato l'Access to COVID-19 Tools Accelerator, principale piattaforma di collaborazione a livello globale per combattere la pandemia. L'Italia sostiene un multilateralismo efficace e un ordine internazionale basato sulle regole, con le Nazioni Unite al centro. La leadership delle Nazioni Unite è il cardine di un sistema multilaterale efficace, fondato su obiettivi e valori comuni. I processi di riforma promossi dal segretario generale Guterres, appena confermato per un secondo mandato, mirano a far sì che l'organizzazione continui ad essere all'altezza di questo importante compito, rendendola più efficiente, democratica, trasparente, rappresentativa e responsabile. Ed è spaccatura netta nel Movimento 5 Stelle tra il fondatore Beppe Grillo che di fatto con un post mette fine al progetto dell'ex premier Giuseppe Conte. Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco, ha detto appunto il fondatore del movimento che reclama la piattaforma Rousseau per il voto da parte degli iscritti al movimento sul comitato direttivo. Ho chiesto a Davide Casalino legge di consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma e lui ha accettato. Chiederò poi al neoeletto comitato direttivo di elaborare un piano di azione da qui al 2023. Su Conte si è espresso poi duramente circa le problematiche di natura politica e organizzativa. Non potrà risolverle perché non ha né visione politica né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni né capacità di innovazione. Ed è stata poi convocata per domani in serata, dopo i lavori d'aula, l'assemblea del gruppo dei deputati 5 Stelle sulla questione. Ed ora la cronaca nazionale con i risvolti sul caso della giovane ragazza uccisa nel bolognese. La pista conduceva un giovane con il quale la 16enne si sarebbe dovuta incontrare poco prima di perdere la vita. Il ragazzo, anche lui 16enne, ha confessato ed ora dovrà rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima avesse meno di 18 anni. E questa è l'ipotesi d'accusa formulata dalla procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzo sottoposto a fermo nella notte. Le indagini sono ancora in corso per risalire al movente reale. Nel corso dell'interrogatorio il minorenne fermato ha fatto riferimento a una presenza demoniaca che lo spingeva a compiere atti sempre più violenti verso le persone, ma ha anche detto di essere infastidito dalle avance della giovane ragazza. Gli inquirenti hanno elementi per pensare che il ragazzo avesse pianificato il delitto, dando appuntamento alla ragazza con l'intenzione di ucciderla e portando con sé un coltello che poi è stato ritrovato. Nella casa del sedicenne indagato sono stati trovati anche i suoi abiti sporchi di sangue e il cellulare della vittima, oggetti di cui il ragazzo voleva disfarsi.
Passiamo ora ai dati relativi al contagio da coronavirus in Italia, così come resi noti dal Ministero della Salute. Sono nelle ultime 24 ore 679 positivi al test, 42 invece le vittime. Questi dati a fronte dei 190.635 tamponi molecolari e antigenici effettuati, che portano il tasso di positività allo 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri. 270 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, con un calo di 19 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati, sono stati 9, mentre ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità. Uno sguardo come sempre al report delle vaccinazioni sul sito dell'AIFA, vaccinazioni che oggi in Italia hanno raggiunto quota 50.807.912, appunto questo per quanto riguarda le somministrazioni, mentre il totale delle persone vaccinate sale a quota 18.306.950 per circa il 33% della popolazione. Andando a dare un'occhiata nello specifico ai dati relativi al Friuli Venezia Giulia, le dosi somministrate sono ad oggi 1.035.603 per un totale di 1.126.554 dosi consegnate, quindi il rapporto è del 91,9%. Entriamo in Friuli Venezia Giulia con il bollettino dei dati che quest'oggi appunto conta 16 nuovi contagi rilevati su un totale di 4.700 tamponi eseguiti tra molecolari e antigenici. Nella giornata odierna si registra un decesso e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. Questi sono i dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E passiamo al caso De Monte, la nomina direttore della Sores con la sospensione del concorso previsto a febbraio ha fatto sì che l'opposizione abbia portato una mozione discussa oggi in Consiglio regionale. Secondo i firmatari l'operazione avrebbe dovuto ricevere una maggiore attenzione da parte della Giunta e non aiuta a rendere più saldo il sistema sanitario regionale. Sentiamo le consigliere Simona Liguori e Maria Grazia Santoro. Con la mozione abbiamo chiesto che la Giunta si impegnasse appunto presso l'Agenzia regionale di coordinamento, l'ARCS, nella quale appunto c'è la struttura dell'emergenza SORES, a riattivare il concorso. Sappiamo che da febbraio c'è un concorso pubblico per la nomina del primario della SORES, che è il cervello dell'emergenza della nostra regione. Questo concorso è stato sospeso, è stata fatta una chiamata ad personam del primario della terapia intensiva De Monte dall'ospedale di Udine, una chiamata che però sarà su un posto di facente funzione in Sores. Quindi con questo movimento in buona sostanza avremo un facente funzione all'ospedale di Udine e un facente funzione in Sores, e questo crediamo che non rafforzi il nostro sistema sanitario. È evidente che la politica indirizza e controlla, e quindi ci chiediamo appunto se la Giunta abbia indirizzato e controllato i tecnici in questa direzione. Certo è che l'azione del direttore dell'ARCS Tonuti ha messo tutti un po' in imbarazzo, perché non si tratta di invasione della politica in questo caso da parte nostra, ma si tratta certamente nel chiedere chiarezza sul perché un concorso che era in atto con la giuria già insediata di punto in bianco è stato cambiato orientamento ed è stata nominata una persona ad hoc. E ovviamente ha risposto alle critiche l'assessore Riccardi, che non gradisce l'interferenza politica sulla nomina e rivendica le qualità del medico che ha scatenato il dibattito in regione sul tema dei vaccini. A mettere in discussione che una figura professionale come quella del dottor De Monte, che è primario non so da quanti anni, debba fare un concorso per dimostrare, quando la norma gli consente, di essere spostata da una struttura all'altra, mi sembra più una provocazione che cerca di andare avanti col solito teatrino della politica. Le competenze sull'emergenza di De Monte non hanno bisogno delle mie giustificazioni, nemmeno il tempo, troppo tempo da perdere come ne stiamo perdendo sopra. E la Sores avrà un grande direttore di grande esperienza, del quale non condivido niente della campagna vaccinale. Parliamo ora
ora della revoca del blocco dei licenziamenti che mette a rischio in regione circa 4.000 posti di lavoro tra manifatturiero, servizi e appalti. A lanciare il grido d'allarme è la CGIL tramite il segretario regionale Pezzetta. Tra manifatturiero, servizi alle imprese e appalti, in regione sono tra i 3 e i 4.000 i lavoratori a rischio, con il venir meno del blocco dei licenziamenti dal 1 luglio. E quanto rimarca la CGIL, il cui segretario regionale William Pezzetta ribadisce la ferma contrarietà alla fine del provvedimento. Di qui l'annessa richiesta, rinnovata dal segretario generale Landini al presidente del Consiglio Draghi, di estendere a tutti i settori la cassa integrazione per Covid e il blocco dei licenziamenti. Ci interessa poco, spiega Pezzetta, di discutere deroghe che avrebbero comunque una portata estremamente marginale, soprattutto nella nostra regione, dove solo l'1% degli occupati nel manifatturiero lavora nei settori per i quali si ipotizza una proroga della cassa integrazione. Quella che stiamo vivendo è infatti una fase condizionata da una forte incertezza, legata sia all'evoluzione del quadro pandemico che a fattori economici. Vista quindi la fragilità della ripresa in atto, è forte l'esigenza di continuare a garantire protezioni e tutele valide per tutti i lavoratori e tutte le imprese, a maggior ragione a fronte di un sistema produttivo e di un mercato del lavoro sempre più frammentati. A confermare che sono circa 4.000 lavoratori in regione a rischio licenziamento, ci sono anche quasi 26 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate tra gennaio e maggio, concentrate nel terziario, ma con volumi ancora alti anche nel manifatturiero. Sono invece poco più di un migliaio, a fronte di una platea di circa 120.000 occupati nell'industria e nell'edilizia, i lavoratori del comparto tessile, abbigliamento e moda, che potrebbero beneficiare della ventilata estensione del blocco. Spostiamoci nel centro cittadino, dove continua la raccolta firme per chiedere il ripristino della linea 1 del trasporto pubblico con autobus. L'iniziativa è stata avviata dagli esercenti e dai negozianti del centro, costretti a fare i conti in primis con le difficoltà legate al calo dei consumi a causa della pandemia, ma anche con le decisioni dell'amministrazione comunale su zone pedonali e trasporti cittadini, scelte che penalizzano il centro commerciale naturale e allontanano le persone dalla città. L'importante è riportare una forma di trasporto pubblico all'interno del centro storico di Udine, forma che oramai manca da più di 2 anni. Se facciamo ben caso, attività commerciale, banche, assicurazioni, farmacie, studi medici e non solo, si sono tutti insediati lungo la linea del trasporto pubblico. Quante adesioni ci sono state alla vostra raccolta firme? L'entusiasmo lo abbiamo tastato da subito, nel senso che all'apertura del negozio avevamo già delle persone venute addirittura da fuori Udine, mi vengono in mente due, una da Remanzacco, l'altra da Campoformido, che volevano partecipare a questa raccolta di firme. Diversi punti, quindi quasi tutte le farmacie nel centro storico, molti altri negozi di abbigliamento, macellerie, negozi, panifici, frutta e verdura, eccetera, mi hanno chiesto di poter condividere questa campagna, questa raccolta di firme. Che cosa chiedete? Il ripristino del bus che potrebbe arrivare fino in Piazza Libertà o fino in Via Gemone? Ho cercato di pensare o di immaginare questo servizio in tutte le zone, in tutte le vie possibili e immaginabili del centro. Alla fine la soluzione è sempre solo una, la linea, cioè il percorso del tram, ovvero quello della linea 1, appunto bypassando, lasciando fuori via Mercato Vecchio. Dall'amministrazione comunale avete avuto qualche riscontro dopo questa raccolta firme? Allora, dall'amministrazione comunale riscontri diretti miei personali no. Un incidente mortale a Paluzza, due escursionisti dispersi e recuperati, atti vandalici e molto altro. Tutta la cronaca di quest'oggi nelle nostre flash news ce la racconta Francesca Santoro. Il 74enne Giancarlo Di Ronco, di Rivo di Paluzza, è morto in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 10.30 di stamattina lungo la statale 54 bis, all'altezza del distributore Tamoil, nel comune di Paluzza. Un'altra persona è rimasta ferita. Il pensionato stava uscendo dall'area di servizio al volante della sua Jeep quando si è scontrato con un'altra vettura. Le ferite riportate dall'anziano erano talmente gravi che è morto sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e i carabinieri.
Sono state le loro stesse grida a far scattare le ricerche poco dopo le 11 di stamattina, allertando un gruppo di escursionisti che scendeva dalla forca dell'Alpino, nelle Dolomiti Pesarine, e il titolare del rifugio De Gasperi. La stazione del soccorso alpino di Fornia Voltri e la Guardia di Finanza, insieme all'elicottero della Protezione Civile, si sono attivati e hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del Creton di Pulzei a 2100 metri di quota. Uno dei due, udinese, era ferito, in quanto era caduto per circa 7 metri per una roccia che si era staccata. Il compagno lo ha recuperato e insieme si sono trascinati su un terrazzino ad attendere i soccorsi. Politraumatizzato, è stato stabilizzato e collocato nel materassino a depressione e imbarcato con una prima varicellata di più di 50 metri. Con una seconda varicellata è stato recuperato il compagno di cordata illeso. In stazione a Udine, a luna della scorsa notte, un 46enne italiano ha urinato davanti ai viaggiatori in attesa di un treno e si è denudato completamente. Gli agenti della Polfer lo hanno quindi denunciato per atti osceni, emettendo anche un DASPO urbano. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti di due pakistani, entrambi noti alla Polfer udinese, per aver occupato abusivamente un sottopasso. Incidente nautico poco prima di mezzogiorno nel tratto navigabile del fiume Stella in comune di Precenicco. Mentre stava discendendo il corso d'acqua a bordo di un'imbarcazione insieme ad amici, un sessantenne è stato colpito da una parte del supporto della vela che aveva sbattuto contro un albero. Il ferito è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno invece recuperato a Sano Dorico, in comune di Sacile, sul lato destro del Livenza, due persone che si sono rovesciate col kayak. Sul posto anche i sanitari del 118. A Udine i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Battisti, dove due artisti di strada, un 24enne triestino e un 21enne pordenonese, sono stati derubati di 60 euro raccolti tra gli spettatori della loro esibizione musicale. A portare via il contenitore posato a terra con i soldi è stato un 15enne. A Martignaco i carabinieri sono intervenuti nel negozio Scarpe Scarpe del Cittafiera, dove un 75enne residente in provincia ha rubato un paio di sandali del valore di 45 euro. Un intervento dei vigili del fuoco del comando di Udine quest'oggi poco dopo le 17.45 a Fagagna per un mezzo agricolo andato in fiamme in mezzo a un campo. Il rapido intervento dei pompieri friulani ha scongiurato la propagazione delle fiamme al campo nel quale il mezzo agricolo stava operando. L'incendio non ha coinvolto persone. Ed è stata presentata questa mattina la prossima edizione della Barcolana che andrà di scena a ottobre a Trieste. Sentiamo il presidente della società velica di Barcola e di Lignano, Mitja Gialuz. Voglia di ripartenza, voglia di nuove rotte, voglia di navigare verso un futuro senza la pandemia, senza le mascherine. Già aver fatto una conferenza stampa con una partecipazione ampia, distanziati ma all'aperto senza mascherine, è un segno di ritorno alla normalità. Abbiamo aperto le iscrizioni, aspettiamo tanti armatori a partecipare a questa edizione. Barcolana in questi anni si è evoluta da regata a evento 360 gradi ed è naturale che in Barcolana si parli del mare Adriatico con un Barcolana Sea Summit, un evento internazionale al quale prenderanno parte gli scienziati che ci spiegheranno quali sono i mali di cui soffre l'Adriatico e il Mediterraneo, le imprese che ci racconteranno le azioni che svolgono per tutelare il mare e poi il decisore politico che ascolterà e dirà quali sono i progetti di sostenibilità nel senso dell'economia green, dell'economia blu. Dopo la pandemia viviamo in un mondo diverso e sostenibilità è la parola chiave. Barcolana anche su questo tema c'è. Non sia mai, ma per questa edizione avete previsto un'eventuale data di recupero, visto che è mandato l'anno scorso? Assolutamente, dalle situazioni diciamo, di difficoltà si impara. Abbiamo pensato insieme alla Federazione Italiana Vela di collocare lunedì 11 ottobre una data di recupero. Quest'anno, come dire, l'anno scorso è stata giusta la scelta di cancellare la Barcolana per ragioni di sicurezza, non abbiamo celebrato l'evento, siamo stati bene insieme tanti giorni, poi la domenica purtroppo non si è potuto navigare. Questa è la vela, quando c'è troppo vento per ragioni di sicurezza bisogna stare in porto. Quest'anno navigheremo la domenica e se la domenica le condizioni non saranno, non consentiranno di navigare in sicurezza, quindi solo se ci sarà troppo vento ci sarà una data di recupero il lunedì. Presidente, al di là dell'eventuale maltempo, si spera che non sia così, desta una preoccupazione per gli organizzatori anche le varianti
del coronavirus di cui si sta tanto parlando? Allora, abbiamo, come dire, nel 2020 acquisito un know-how tale per cui le varianti vanno monitorate, siamo in costante contatto con tutte le autorità competenti, però, ripeto, abbiamo organizzato una barcolana l'anno scorso quando non c'erano i vaccini, credo che quest'anno raggiungeremo l'immunità di gregge, è stato detto qualche giorno fa dal generale Figliuolo, a settembre, e quindi a ottobre anche le varianti faranno meno paura. Comunque siamo determinati, siamo molto concentrati e soprattutto abbiamo alle spalle un'edizione alla quale abbiamo imparato tanto. Naturalmente dovremo migliorare ancora, garantire dei servizi migliori a tutti i nostri armatori, ma ci siamo e la città è con noi. Continua la querelle stadio con l'approvazione in consiglio regionale all'unanimità della mozione che sostiene la valenza e il significato dell'intesa tra Comune di Udine e Udinese Calcio nel 2013, quando appunto permise la riqualificazione dello stadio, quale esempio meritevole di capacità imprenditoriale pubblico-privata. La mozione esprime inoltre il sostegno al Comune di Udine nell'affermazione, nella difesa delle sue prerogative nelle scelte compiute. Viene così riconosciuta la piena validità del contratto atipico legittimamente stipulato allora, auspicando la piena intesa di Comune Udinese in futuro. Sentiamo allora le parole di Furio Onsel, sindaco di allora e ora appunto consigliere di Open Sinistra FVG. Oggi in Consiglio regionale anche la mozione riguardante la ristrutturazione dello stadio. Sì, è importante che questa regione riaffermi con piena consapevolezza il grandissimo risultato sia imprenditoriale che amministrativo raggiunto con la ristrutturazione dello stadio, che ha portato appunto per le casse comunali di Udine un enorme risparmio ed è diventato un modello forse in un contesto italiano dove gli stadi sono veramente in condizioni di forte degrado, invece rappresenta un modello di grande successo. È importante che il Consiglio regionale esprima la fierezza di questo risultato raggiunto, anche a fronte di tutti quei tentativi che ci sono ovviamente di strumentalizzare queste vicende. Passiamo all'Udinese, continuano a piacere i talenti del club con l'Atalanta che dopo aver chiesto informazioni è passata all'attacco per avere Juan Musso. C'è stato un incontro tra Sartori, DS dei Nerazzurri e la società bianconera che valuta il portiere 25 milioni di euro. Alessandro Surza. Si tratta, si lavora, si riflette, è quello che sta facendo l'Udinese con Maxi Romero, l'attaccante del PSV, che sembrava ad un passo e che invece si sta complicando negli ultimi giorni. La famiglia Pozzo chiede rassicurazioni sullo stato di salute dell'attaccante prima di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto e ha chiesto agli olandesi la possibilità di valutarlo in prova in Friuli per qualche settimana. Il PSV però nicchia, si continua a trattare per arrivare ad un accordo. In ogni caso l'Udinese, come sempre, non si farà trovare impreparata e valuta anche altri profili per non rimanere spiazzata. D'altronde, con Pussetto ed Eulofeo praticamente recuperati ma reduci da lunghi infortuni e con Nestorovski alle prese con i postumi di un altro KO pesante, l'Udinese non può prendere un giocatore a mezzo servizio, serve pazienza e si continuerà a trattare nei prossimi giorni. Così come si continuerà a trattare con l'Atalanta per Juan Musso, sì, perché piacciono tanto i gioielli bianconeri in Italia e in Europa e se De Paul è sempre vicino all'Atletico Madrid e Molina continua ad avere addosso gli occhi dell'Inter e non solo, ecco che anche Musso continua ad avere estimatori. Ma se Molina resterà molto probabilmente in Friuli per completare il percorso di crescita iniziato solo un anno fa, ecco che invece il portiere potrebbe lasciare davvero il Friuli. Nonostante un difficile finale di stagione, il classe 94 piace molto all'Atalanta di Giampiero Gasperini, che vede in lui il perfetto erede di Gollini, che potrebbe lasciare Bergamo, destinazione Lazio. Se l'italiano partisse, Musso sarebbe il sostituto perfetto, anzi Gasperini lo considera addirittura di un livello superiore, insomma sarebbe il portiere ideale per la Dea, secondo l'ex allenatore di Genoa ed Inter. Dopo le voci delle scorse settimane c'è stato un incontro tra Sartori, direttore dell'area tecnica degli Orobici, e la società friulana per capire la fattibilità dell'affare. Siamo ovviamente ancora alle fasi iniziali della trattativa con l'Udinese, che non farà sconti. La valutazione di Musso si aggira attorno ai 25 milioni di euro.
Gli europei in campo quest'oggi, le ultime due gare valevoli per gli ottavi di finale. Inghilterra-Germania che è terminata 2-0, due gol nel finale per l'Inghilterra che elimina dunque la Germania e vola ai quarti di finale, riuscendo così a sfatare finalmente il tabù contro il suo nemico storico, battuto dopo oltre mezzo secolo di sconfitte ed eliminazioni. In campo invece Svezia-Ucraina, partita terminata 1-1 nei tempi regolamentari e adesso sono in corso i supplementari. Andiamo a vedere i titoli dei giornali arrivati in redazione al momento, titoli che troverete appunto nelle prime pagine dei giornali in edicola domani, a partire da il giornale che si sofferma sul caso Movimento 5 Stelle e scrive: Grillo fa esplodere il Movimento 5 Stelle, un vaffa a Conte, Beppe durissimo, l'ex premier incapace politico e organizzativo. Ora voto su Rousseau, dossier interni su Giuseppi è giallo, scissione a un passo. Stesso tema per La Verità che scrive: il fondatore non molla i 5 Stelle, Grillo liquida Conte è una droga. Giuseppi licenziato come una colf, non ha visione politica né capacità manageriali, può creare l'illusione collettiva e momentanea ma non può risolvere i problemi del movimento. Poi il comico recupera Casaleggio, si vota il direttivo sulla piattaforma Rousseau, ex premier spalle al muro, tenta il partitino sotto le macerie dello scontro, intanto resta Letta. Ed è tutto per questa sera, come sempre grazie a voi per averci seguito. A darci la buonanotte ci pensa Guido Gomirato, il suo Accade Oggi. Il 29 giugno 1984 nace a Reykjavik in Islanda Emil Alfredsson, che è stato centrocampista dell'Udinese dal 2016 al 2018. E in questa stagione che sta per concludersi è tornato in bianconero nel febbraio scorso dopo essersi svincolato dal Frosinone ed ha disputato le ultime gare di campionato segnando, pensate, contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato il suo unico gol con la maglia dell'Udinese, un gol importante perché ha consentito all'Udinese di chiudere il campionato con una vittoria 2-1 a spese dei sardi. Alfredsson, dopo aver giocato in Islanda, è passato nel Tottenham, ha giocato anche nel Malmo, poi è venuto per la prima volta in Italia nel 2007 per giocare con la Regina, ha giocato anche nel Verona e nel Verona ha fatto un importante salto di qualità, dimostrandosi uno dei migliori della squadra scalisera. E dopo la sua avventura nella formazione veronese è passato all'Udinese nel 2016. È stato acquistato esattamente nel mercato di gennaio di quell'anno. Alfredsson, che è un centrocampista arretrato, che ha il senso della posizione, un vero gladiatore, vanta anche 68 presenze con la nazionale islandese e un gol segnato.